Bella a tutti, bentornati ragazzi, sono qui con un nuovo episodio della carriera allenatore giovani con il Toro e l'ispettore Budget. Sono pronto per affrontare la Lazio che andrò a simulare, come del resto simulerò parecchie partite per giocare quelli di Champions che sono molto molto più importanti per questo Torino che è in fase di crescita. Grazie mille per i tanti commenti e per le tante views precedenti, spero non sia soltanto dovuto a Cristiano Ronaldo nella copertina, ma mannaggia voi piccoli bimbi ciolla, anzi babbi di ciolla. Allora, questa è la rosa, come potete vedere è messa parecchio bene, però vorrei farvi capire che c'è anche che ci sono anche altri giocatori che possono giocare contro questo contro la Lazio con questo Toro. Eccolo qui, Gaston Ramirez, che vado a mettere al posto di Baselli proprio perché è un pochino più grintoso ed è il momento di affrontare la Lazio sperando di batterla. Allora, partiamo subito con questo 0-0. C'è Ayeye Balaga in porta, che è tra i giocatori in fase di allenamento durante la settimana. Attenzione, gol di Dybala, però prima si è infortunato Jimenez. L'autore, che cazzo sto dicendo, l'autore è il titolare della difesa, il centrale di difesa di questo Torino. Tanto fioccano gialli e un rosso dall'altra parte. Ci sono... attenzione, 1-1, va a pareggiare i conti Felipe Anderson. Quindi portiamo a casa soltanto un punto con questa partita con contro la Lazio. È il momento di allenare anche i nostri giocatori. Eccolo qua, c'è Niang che spunta. E andiamo a simulare il tutto. Questo punto io direi che posso togliere Gabbiadini e mettere magari un altro giocatore. Io direi a questo punto direi di mettere magari un bel Baselli, non lo so, perché so che comunque lui arriva all'85. Se arrivasse all'85 più velocemente sarebbe proprio l'ideale. Dai, direi che creazione di occasioni va bene. Simuliamo e vediamo un po' chi sale e chi no. È salito Ayeye Balaga al 78. Attenzione al 78. Ok, perfetto. Io vi ricordo sempre che vi aspetto nella pagina ufficiale P-Quadro. Andate a mettere un bel like su Facebook, proprio perché non vi costa nulla. È soltanto una soddisfazione per me che mi sbatto così tanto per voi. Allora, Jansson l'ho messo al posto di Jimenez. Visto... Ah, però c'è Zuma. Attenzione, perché Zuma è ritornato, quindi io direi a questo punto che metto Zuma di qua. Ecco, Zuma centrale, Angels a sinistra. Mettiamo Jansson, visto che non è in forma e visto che dobbiamo simularle. E a questo punto metterei Baselli, visto che Gaston Ramirez non è più grintoso come prima. Ok, direi che va bene, direi che è perfetto. Direi che tutti questi giovani sono molto, 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 molto utili alla causa. Ok. Direi di andare dall'altra parte. Direi di andare a simulare questa partita contro l'Atalanta, proprio per vedere se riusciamo a salire nella classifica che attualmente ci mostra che siamo all'ottavo posto con 15 punti. 0-0 per il momento. Vediamo se capita qualche cosa. C'è un giallo per Estigarribia, un giallo per Dramé e un gol per Cigarini. Quindi questo primo tempo termina con l'1-0 dell'Atalanta e spero di non perdere. Non perdere, Toro. 1-1, gol di Manolo Gabbiadini. Dai così, vai Manolo. E facciamo un altro 1-1. Mi sa che è arrivato il momento magari di simularle di meno. Vabbè, magari faccio questa qua con l'Udinese simulata e poi vediamo. Allora, c'è la scadenza per l'invio della nazionale del Belgio. Allora, andiamo a fare le... prima di tutto facciamo la rosa, poi le convocazioni. Allora, c'è da fare un po' di turnover. A questo punto toglierei Dybala, metterei Niang. Poi... Cosa posso fare? Mettiamo Angels, togliamo Zuma.
togliamo anche Terraschetta, l'uomo delle cranite, che nel suo paese nevica e quindi di conseguenza c'è un po' di difficoltà a bere granite, quindi non segna più. Boh, non lo so. Per lui secondo me è stato un trauma la neve, non lo so. Intanto segna subito Manolo Gabbiadini, ma segna anche Torje. Attenzione perché c'è l'1-1. Dai, non finire in pareggio questa volta, dai, non voglio il pareggio, non lo voglio. Allora, 1-1 per il momento, 1-1, 2-1 gol di Buzz, l'autore di tante reti in questa nuova stagione. Dai, 2-1 per il momento, vediamo se accade qualcos'altro. 2-1 e termina qui il match e mi porta a casa questi 3 punti. Benissimo, direi, benissimo, sottolineerei. Quindi alleniamo e scendiamo in campo contro lo Zenit. Bene sì, perché la prossima partita è una partita di Champions e quindi voglio spaccare i culi a tutti. Ok, perfetto, intanto Agliedi e Balaga sale come un forsennato e va bene così. Allora, andiamo avanti, andiamo a fare la rosa per affrontare al meglio lo Zenit. Andiamo a vedere cosa c'è. C'è un colloquio, c'è Gomis che è entusiasta, non so il perché, ma va bene così. E scendiamo nella rosa, andiamo a vedere. Allora, Gabbiadini, mettiamo Dybala, mettiamo anche Niang. Avete visto, ho messo lui Terraschetta, visto che magari il suo habitat naturale dopo la neve, magari, non lo so, visto che l'ultima volta che ho giocato in Russia ha nevicato, direi che magari si trova nel suo habitat. Chi lo sa. Rafinha, Cataldi, Zuma, anche se non è messo bene, però magari ci serve un difensore centrale, chissà che magari va bene così. Ok, sono pronto per affrontare lo Zenit scendendo in campo e selezionando le maglie. Allora, eccola qua, questa è la mia maglia, questa è quella dello Zenit. Vedete qua, non posso mettere questa qui, metto la titolare. Sono pronto per andare allo stadio. Ma guardate un po', ma nevica, ma che novità. Chissà come mai in Russia nevica. Ebbene sì, speriamo che lui, che l'uomo delle cranite, sia nel suo habitat naturale e di conseguenza faccia una bella partita. Allora, c'è l'arbitro che è Sebastian Mitre, attenzione. Parto subito con Dybala e vado con Buzz. Allora, lui, Terraschetta, nome del cremite, eccolo qua. La passa a Charlie, il buon Angels, per Jansson. Mario Rui sulla sinistra perde il pallone per Hulk e c'è Dani e Kerzakov e Shatov e Witzel e Kerzakov e va a bagno, sono tutti loro e niente, ce la fa Maximovic a portare la palla su e c'è Baselli che la va a passare a Buzz, il passaggio filtrante che non funziona, ma attenzione, qua c'è Terraschetta con un pressing alto. Ma la FEF dalla porta la va a passare a tutti i difensori. Non riesco più a capire niente tra la neve. Questi qua che sono velocissimi. Io che non riesco a marcare. Ma attenzione, riesco a prendere palla. C'è lui, Terraschetta. Il passaggio che non va. E c'è lo Zenit in possesso palla con i suoi attaccanti che salgono. Hulk che va a passare il pallone in attacco. Danni. Allora, Jansson con il pallone tra i piedi, Baselli per Jansson, 1-2, Dybala, dai con Dybala, cerco di allungarmi il pallone, con Dybala cerco di passarlo, non va, rimessa laterale per il Toro con Dybala che passa malissimo il pallone e c'è ancora lo Zenit, la squadra russa in possesso palla con Neto dalla difesa che la va a passare ad Ansaldi in possesso palla, attenzione Terraschetta va a marcare ma non prende il pallone e c'è ancora il buon Bruno Peres che lui aveva previsto la neve. Lo sapevo. Niang per Mario Rui per Dybala sbaglia tutto, calcio d'angolo per il Toro e sono pronto a battere con Dybala dalla bandierina, la butta in mezzo e non va ma...
È rigore, la prende di mano. Bene così, bene così. Sì, sì, l'hai presa di mano. Ma poi tra l'altro cosa va? Va così contro l'arbitro. Rosso, voglio il rosso. Dybala contro Malafef. Il tiro di Dybala. Ale! Poco sulla destra e va in rete Dybala per l'1-0 di questo Toro in trasferta. E tutti sotto ad esultare come dei forsennati. Quanto è forte Dybala. Quanto è forte Dybala. Benissimo, direi, benissimo, sottolineerei. Con questa neve fitta, che brutto è lo stadio dello Zenit. È bruttissimo. E va bene così. Perfetto, 1-0. Calcio d'angolo dello Zenit. Calcio d'angolo, attenzione. Va a pararla Gigi Balaga. Sono pronto per questo rinvio, sono pronto per giocarmela fino alla fine, non manca molto, c'è Dybala per Gabbiadini. Manolo Gabbiadini, Manolo, 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 Manolo. E arriva Bruno Peres per Manolo Gabbiadini. Che tacco Bruno Peres! Bruno Peres, attenzione! Attenzione, mi accentro con Bruno Peres. Bruno Peres, il passaggio, tira! No! L'uomo delle granite non riesce più a segnare. Attenzione, stava per segnare contro Malafef. Calcio d'angolo, ancora dalla bandierina. Mamma mia la parata! Ma c'è Bruno Peres che perde il pallone così, Rafinha per Manolo Gabbiadini. Baselli, 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 dai, dai che riesco a scartarlo. Baselli, Baselli, mi accentro con Baselli, il mio solito movimento. Baselli, 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 no! Ha perso il pallone alla fine. In questi 3 minuti di recupero non si può perdere il pallone così. E neanche così si può perdere. Vabbè, comunque abbiamo vinto. In ogni caso ho perso 2 volte il pallone a cacchio, però ho vinto e quindi di conseguenza sono contento che porto a casa questi 3 punti contro lo Zenit. Proprio perché poi c'è anche il Real da affrontare. Va bene così, sono contento. E quindi niente, quindi ragazzi, cosa vi dico? C'è l'Inter, quindi le 2 carriere a confronto e l'Inter la gioco. Ma prima di tutto vado a mettere i convocati, vado a mettere i convocati per questa nazionale. Vedete, abbiamo Proto. Vabbè, li faccio meglio dopo, dai. Allora, facciamo una cosa billa. Allora, c'è l'Inter, quindi con l'Inter devo scendere in campo con una bella rosa. Allora. Va bene. È il momento di mettere giù la rosa per bene contro l'Inter. E quindi vado a mettere Zuma. Lo metto di qua, in centro, con Engels a sinistra. Direi che al posto di Niang vado a mettere Manolo Gabbiadini. E direi che va bene così. È il momento di mettere le 2 carriere a confronto al 6 novembre del 2016. Vediamo cosa accade. E sono pronto per scendere in campo contro l'Inter. Torino contro Inter, ragazzi, le 2 carriere a confronto. La carriera giovani talenti contro la magnifica Inter, con Jovetic che è ancora il 35. Ma attenzione, perché oltre a Jovetic c'è un certo Lukaku, giocatore che appartiene alla mia nazionale belga. Parte l'Inter con questo calcio d'inizio e parte subito Ranocchia. E già che c'è Ranocchia io mi sento molto eccitato dall'idea di segnare a questa Inter. E quindi c'è Montoya, Montoya dalla destra, Montoya cerca di crossare, cerca di smarcarsi. Montoya, attenzione, dai Angels, dai che riusciamo a prendere questo pallone. Dai Angels, marcalo così. Dai così, parte ancora l'Inter, attenzione con Stefan Jovetic. E il tiro, la parata di Aglieghe. E c'è Mario Rui per Angels. Angels sale, non fa male. Anzi, fa malissimo perché perde il pallone Montoya. Mamma mia, la parata di Aglieghe Balaga. E quindi ci sono io che sbaglio tutto per l'ennesima volta. C'è Guarin, Jovetic ancora l'1-2 con Guarin, Brozovic, Lukaku, Brozovic e la parata ancora. Pericolosissima questa Inter, pericolosa davvero. Guardate qua il tiro di Brozovic e la parata del magnifico Kepa. Calcio di punizione con Freddy Guarin. Il tiro di Guarin, ma che gol di Guarin, l'ho cercata, l'ho parata, ma sono finito in porta con purtroppo
con purtroppo il pallone. Bellissima questa punizione, tra l'altro ve la faccio rivedere per bene, guardate qua, mi ha travolto lui in porta, guardate, da qui si vede ancora meglio, vedete qua, sono andato in porta. E va bene, l'Inter è in vantaggio, bene così, 1-0 Inter. Handanovic riparte dal fondo battendo questo rinvio, ma riesco a prendere il pallone con Baselli. Buzz per Dybala, attenzione, Dybala, passa in mezzo, Dybala, attenzione, Dybala, il tiro! Mamma mia, la parata! Ma c'è lui, c'è Buzz! Ancora, autore di un'altra rete! Grandissimo Buzz! E cade giù come una pera cotta. Ebbene sì, e cosa fa? Gli dice, soccamelo, c'è Dybala che gli dice di succhiaglielo, vabbè. Perché? Perché dice, guarda che passaggio ti ho fatto, guarda che tiro fatto, se non era per me col cazzo che segnavi. Ebbene sì, e quindi sale su di lui e gli dice, socca. Va bene, 1-1, pareggio di Buzz, bravo Buzz. Guarin, attenzione, Guarin si accentra, il tiro di Guarin, la paratona di Kepa. Guarin sempre pericoloso in questa Inter, lui fa tutto, fa anche calci d'angolo. Guarin la butta in mezzo, ma la va a prendere un po' male il nostro Aliege Balaga, ma va fuori. E quindi c'è ancora questa rimessa dal fondo, e c'è ancora questa rimessa, visto che ci sono stati diversi tiri da parte di questa Inter. Attenzione perché mi ha steso e quindi c'è il fallo. Punizione per il Toro e riprendiamo con Zuma. Zuma per Buzz, autore della rete del pareggio. Mario Rui per Nacho Spinaccio, attenzione, Nacho Spinaccio, il numero 22 di questo Toro. Attenzione, Nacho Spinaccio, la va a passare a Rafinha, no, ancora Rafinha. Nacho Spinaccio per Rafinha, e qui, e tira, la parata, le para tutte. San Handanovic, Baselli dalla bandierina. Baselli, tiro di testa, non va, ma la stiamo meritando in questi minuti di recupero, la stiamo meritando. Baselli, ancora calcio d'angolo, fino all'ultimo respiro. Attenzione, colpo di testa, Nacho Spinaccio di poco alto. O era Buzz? A me sembrava Nacho Spinaccio, ho visto un 22, però. Rinvio. Bruno Peres, attenzione Bruno Peres, c'è ancora l'Inter con Brozovic e con Dogbia. E niente. Allora ragazzi, io vi posso dire che questa partita è stata davvero bella, molto combattuta, e un bel pari, ci sta, e quindi le due carriere a confronto fanno 1-1, palla al centro, vada via il Q. E quindi va benissimo così. Allora, ci sono le partite con la nazionale che andrò a simulare sicuramente, proprio perché non voglio perdere tempo se non europei o mondiali. E quindi, sperando anche di qualificarci, dato che la rosa è molto molto forte. Tanto ho fatto gli allenamenti, Allora, qualificazione FIFA World Cup. Ok, mi trovo in terza posizione, ma tanto per il... diciamo che c'è ancora tempo. Vorrebbe parlare del suo ingaggio Bruno Peres, il meteorologo. Non so perché, ma questa lingua un po' così, un po' a vortice, attenzione. Perché passiamo a 90.000. Ok, passiamo a 90.000, giocatore chiave, speriamo che accetti. Ok, intanto direi che questa è la rosa ideale. Tielemans, mettiamo Dembélé, mettiamo Witzel. Ah sì, poi chiaramente Engels lo convocherò più avanti, ve lo dico già tranquillamente. Proprio perché tanto star lì in panchina o non metterlo in panchina è uguale, tanto giocano loro che sono i titolari. Allora, quindi per il momento 0-0 contro la Francia. Attenzione, gol di Benzema, 1-0. Il giallo di Witzel dopo due minuti. E 1-1, sono andato avanti, quindi Hazard va a pareggiare i conti. Quindi portiamo a casa un altro punticino, così non scappa via la Francia. Va bene, dai, 1-1. E adesso c'è il Galles. C'è il Galles, noi ci troviamo ancora in terza posizione. È il momento di andare a simulare anche contro il Galles. Poi vediamo qua cosa c'è. Bruno Peres, benissimo, accettato. Va bene. E direi a questo punto di simulare. Direi che è arrivato il momento di simulare, sperando di portare a casa una bella vittoria contro il Galles.
Per il momento 0-0 con il giallo di Company. Vediamo, c'è il gol di Hazard. Benissimo, direi. Benissimo. Giallo ad Anderweireld. Doppietta di Hazard. Entra Batshuayi. Eva con un 3-1. Gol anche di Chouch. Gol di Chiesa, attenzione. Quindi va bene. Va bene così, va bene così. Simuliamo questi allenamenti, giusto per andare avanti. E simuliamo anche la partita contro il Sassuolo. Allora vediamo se sale qualcuno in questa... Eccolo qua, Angels è salito all'81. Ma vedete lì anche Niang, come mi hanno detto, che è illegale quanto sale. Sì, è vero, è illegale, sale tantissimo. E va bene, va bene, va bene. Ok, 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 avanziamo. E abbiamo il Sassuolo come trasferta. C'è Parigini che vuole giocare, ma Parigini, mettiti le parigine. Non mi va di farti giocare, piuttosto che i tacchetti, mettiti le parigine. Va bene, va bene, va bene. Togliamo Derrascheta, molto fuori forma. Mettiamo Rafinha. E a questo punto, direi che al posto di Mario Rui mettiamo Zappacosta. Visto che Mario Rui ha un giallo, magari facciamo salire un po' Zappacosta, che non è salito abbastanza, sottolineerei. Ok, 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 simuliamo questa partita contro il Zazzuolo. Il Zazzuolo con doppia Z. E vediamo un po', 0-0 per il momento, 1-0 gol di Dybala, 1-1 gol di Missiroli. Vediamo cosa succede, oltre al giallo a Longhi. Vediamo, vediamo un po', 2-1 gol di Rafinha, benissimo così, gol di Rafinha. E dai, 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 Zuma va a segnare il 3-1 e portiamo a casa questi tre punti in trasferta. Benissimo, benissimo, benissimo. C'è da allenare tutti questi bravi giocatori. Alleniamoli, vediamo un po'. Vediamo se vediamo se sale qualcuno. Vediamo. E vediamo. Niente. Niang, speravo salisse, invece no. E invece no. Allora. C'è l'Anderlecht. C'è l'Anderlecht che è in casa. Io direi che possiamo anche simularla questa partita contro l'Anderlecht. E direi che la rosa è praticamente messa molto bene. Anche se io direi di mettere l'uomo delle granite, magari si sblocca in questa partita. E vediamo chi posso mettere. Potrei mettere, no, niente, Jimenez è ancora infortunato, quindi direi che la rosa va bene così. Perfetto, perfetto, perfetto. Quindi andiamo in ufficio, aggiornamenti, bla bla bla. Vuole giocare, benissimo, tanto t'ho già messo in campo. E direi a questo punto che ragazzi, questa partita potrei anche vincerla, sperando, dopo questa simulata spero di vincerla. Vediamo, per il momento 0-0. 1-0, l'uomo delle granite si è sbloccato, ragazzi, si è sbloccato, ve l'ho detto, si è sbloccato. Non ci poteva essere una puntata senza un suo gol. Intanto ha segnato anche Dybala, 2-0 per il momento. 3-0 doppietta di Dybala. E dai che portiamo a casa la qualificazione in questa Champions League. 4-0 gol di Zuma. Perfetto, direi, perfetto. Ok, c'è da affrontare il Pescara, ma direi a questo punto che vi faccio vedere la classifica. Ci troviamo in quarta posizione con 23 punti. Lottiamo per il titolo, è una lotta serrata con Juventus, Milan e Inter. Ma c'è anche la Samp qui sotto. Tutte molto vicine, ragazzi. Io vi aspetto nel prossimo episodio, vi aspetto nella pagina Facebook, ma soprattutto qui sotto con tanti bei commenti. Scrivetemi ciò che desiderate, datemi dei consigli. Sono pronto ad ascoltarvi come al solito. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.